sono particolarmente onorato questa mattina, perché davvero ho visto gradavori di grande qualità, ma soprattutto sono stato accolto in un bel clima, che questo periodo non è sempre semplice, è forse uno dei periodi più difficili. Si vive quel paradosso: dopo il grande lavoro, lo stress che hanno subito sia tutto il personale sanitario dopo il Covid, adesso c'è entrata in questa fase storica così impegnativa e così sfidante. Però ecco, io ho trovato dei reparti, questi nuovi, davvero ben fatti, ben ideati, quindi complimenti direttrice, complimenti, come ha detto giustamente lei, a tutta la squadra, allo staff tecnico, perché poi lavorare in questi cantieri, soprattutto quando si parla di alte tecnologie, gli addetti ai lavori sanno anche come bisogna poi proteggere i percorsi dei malati, riuscire a fare questi lavori nei tempi giusti e allo stesso tempo mantenendo la piena funzionalità. Voglio cogliere l'occasione, insomma, 11.000 metri quadri in 3 anni a Roma, diciamo, è tanta roba, cioè è veramente un impegno straordinario di cui va dato atto alla dottoressa Frittelli, a tutto il personale, di aver remato in un'unica direzione, che è quella della grande tradizione del San Giovanni, come giustamente ha ricordato la direttrice. Noi abbiamo una grande sfida davanti. Voi sapete che come presidente, per la prima volta nella storia di quando esiste la regione, ho voluto tenere su di me questa responsabilità, perché per la prima volta io ho pensato, non soltanto per la mia tradizione personale, perché avrei potuto comunque nominare un assessore, accompagnarlo, guidarlo, consigliarlo, però nel vissuto dei cittadini e dei tanti operatori la sanità è la prima risposta, quella immediatamente percepita se una regione sta facendo bene o male, o sta sulla giusta strada o su una cattiva strada. E quindi ho pensato che fosse giusto tenere su di me la delega, perché questa strada la sta tracciando il presidente, e io mi auguro fra 4 anni possa essere apprezzata dalla nostra utenza, dal personale e da tutti coloro che hanno bisogno. Abbiamo poi davanti il giubileo, e quindi bene ha fatto la direttrice a ricordarlo, questo ospedale sarà uno dei perni fondamentali, quindi insomma, io sono molto orgoglioso di questa scelta di affidarvi queste risorse importanti per fare in modo che entro la fine dell'anno l'ospedale sia messo in sicurezza, così come sull'antincendio e l'antisismica, due elementi che abbiamo voluto con il dottor Urbani, con il direttore regionale, mettere al centro della programmazione: la sicurezza, sicurezza dei pazienti e sicurezza dei lavoratori. Erano state destinate a altre apparecchiature, però noi dovevamo fare una scelta, a volte così è chiamati a fare delle scelte, sicurezza prima di tutto, perché poi la sicurezza segue il benessere. Quindi su questo io, insomma, non ho sufficienti parole per ringraziare lei e tutto lo staff, perché veramente è stato oggi, queste sono piccole carezze che come presidente io affronto mille sfide, soprattutto arrivano sul mio tavolo i tanti problemi. Vedere che qua si allargano i posti letto, si migliora la qualità, c'è un'umanizzazione anche importante delle parti, insomma, mi rende particolarmente orgoglioso, per cui davvero grazie, complimenti a tutta la squadra, a tutto il personale.